Ah, oddio mio, che bello. Senti, papà, Sì? una cosa. Ieri stavo pensando, no? Pensare tu. È un'utopia. Lui che pensa. Mettere in Beh, alto. allora, dicevo, poi no, a lungo andare, no? Ogni volta che facciamo una diretta, diciamo sempre urlando, urlando. Ah sì, facciamo come vuoi te. Sì, Però, poi diventa confusionario, va bene. Giocare adesso, andiamo in no? diretta. Poi diventa E confusionario quindi perché cosa dovremmo fare? secondo me dovremmo cambiare, magari non possiamo sempre continuare a chiamarci così. Quindi come dovremmo chiamarci? Decidete, dimmi. Non lo so, tu che dici? Secondo me ci dovremmo chiamare Orlando e Orlando Guerra, scusa. Orlando Guerra sono io, tu ti chiami Orlando Pio, io sono Orlando Guerra. No, sono Tu io sei Orlando Pio, Orlando Guerra Orlando, sono io. io sono Orlando, Ma non è vero, tu ti chiami Orlando Pio, Orlando Guerra sono però scusa, io sono il più famoso e più amato da io. Ma qual è il tutti. famoso e più amato di tutti? Sono io Orlando Guerra, non c'è Ho uno si mette il capito, nome perché uno è più famoso. però Orlando scusa. Guerra, torniamo sempre alla stessa cosa. Sì, però senti, Ripetere le stesse però cose. dobbiamo leggere. Senti, non mi fate i nervosi, Rolando, devo Posso andare pure in diretta. chiamare? Rolando, senti, la devi Sì, smettere! Orlando, ti rispondi, Stai Orlando, zitto, ti stai zitto, rispondo. per favore! Che c'è? Che Stampalatti, sei già in diretta. Salve a tutti da Radio TV Pontegrande! Dal nostro carissimo amico nerd! Di quant'era Orlando Guerra e Orlando Pio. Orlando Pio! Vabbè, sono No, fantastico, Orlando. vediamo queste cose. Oddio mio! Salve a tutti! Buon sabato a tutti! E buon fine settimana! E buon fine settimana! Già. Siamo su Radio TV Pontegrande e soprattutto per chi ci vuole seguire, in on demand, tutte quelle cose lì, insomma, lo può fare Ormai ti sicuramente. sei stufato di dirlo anche tu. Come? Ti sei stufato di dirlo anche tu, E ormai. beh, in on demand su YouTube, Radio TV Pontegrande, ci possono seguire. Ora ci stanno seguendo in diretta Su sulle nostre Facebook. frequenze radio. Su Facebook e anche sulle nostre frequenze, praticamente TV, basta seguire la descrizione che abbiamo fatto. Comunque, finalmente siamo tornati Perché dove da eravamo andati? Dove Pontegrande. eravamo andati? Che eravamo andati in America! Poco Eravamo tempo. qua, eravamo No, purtroppo non sono qua! Ma potuta però ho venire capito a perché ci finale, chiamano quindi gli sei tornato. strampalati, gli stronati! Al massimo sei Ma tu. almeno sei tu, Anche stronato! se sei tu. Capito? Ma. Io non c'entro niente, io non lo Sì, conosco, questo non so chi sei, non ti conosco. non Io c'entra. mi elimino. Io sono Orlando Guerra, tu sarai una monomia. Ah, dimmi cosa vogliamo parlare di questo sabato, di questo sabato. Salutiamo tutti i tuoi amici. Certo, anche tutti i mister, tutta la squadra del Sì, catapulta. vabbè. Il Lo mio facciamo dopo. padrone. Allora salutiamo tutti i tuoi amici che ti seguono anche su On Demand, su YouTube. A scuola mi ha detto che ti fermo, insomma, è Molte un buon volte, sì, divertimento. molte volte. Molte volte, parliamo. E parliamo ora di cosa? Parliamo dei Calciatori più calciatori più ricchi. ricchi del mondo, Sì, eh? che questo è appunto un Questo qualcosa. rimane nel tema, diciamo, calcistico, nel Perché tema sappiamo che il sportivo. calcio, oltre ad essere uno sport Sì? molto divertente, bello, Perché è divertente? molto bello, È divertente, poi naturalmente da hobby diventa professionalmente più avanti, poi vediamo, insomma. può dare anche a molti profitti, diciamo. Adesso vediamo alcuni calciatori che sono diventati ricchi grazie al calcio. Parti tu, guarda. Parto Frank Lampard al decimo posto, lì parliamo dei primi 10, no, a partire da sotto, Che ha come un sto dicendo, patrimonio di ben 87 milioni di dollari, pensate un po', naturalmente un inglese giocava nel Manchester City, ha giocato a lungo anche nel Chelsea, è uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, quindi parliamo di un centrocampista. Ora più parliamo al importante anche. più importante. Andiamo al nono posto, e da non confondere con un altro giocatore famoso, ossia Ronaldinho. Ronaldinho, quello è Ronaldo, eh? Sono due giocatori abbastanza diversi, Ronaldinho, che certo. ha un patrimonio di, pensate un po', 90,5 milioni di dollari, ed è una, quasi una leggenda del calcio brasiliano, ed è attualmente nel Querétaro. Del Ok. club messicano del Querétaro. Sport. All'ottavo posto abbiamo Raul, beh, chi non conosce Raul, con un patrimonio di 93 milioni di dollari, un giocatore di calcio professionista, lo conosciamo, spagnolo, che gioca nel New York Cosmos. Ha militato per 16 anni nel famosissimo Real Real Madrid, Madrid. una delle squadre più forti al mondo. Eh beh, certo. Poi abbiamo, ah beh, questo sì, questo lo ricordo, è un bel giocatore di colore,
ma veramente, veramente, veramente bravo. Vai. Samuel Eto'o, patrimonio di... Eto'o, conosciuto come Eto'o, Eto'o. Adesso non ho una pronuncia proprio... certo. Un patrimonio netto di 95 milioni di dollari. Questo che calciatore gioca per l'Antalyaspor Kalubu, nome Turchia, abbastanza... un sullingua, diciamo, come attaccante. Ed è il giocatore africano con più successo di tutto il mondo. Di tutto il mondo addirittura. E poi, beh, al sesto posto abbiamo Kakà. Kakà, perché non conosce Kakà. È una brutta parola. È una brutta parola. E ha un patrimonio netto di 105 milioni di dollari. È un centrocampista d'attacco brasiliano, chi è che non lo ricorda, attualmente in America Major League, nella squadra dell'Orlando. È il giocatore di calcio più pagato degli Stati Uniti. Tu lo sapevi, io non lo sapevo. No, neanche io, sinceramente. E ora arriviamo al centro classifica, Adesso quinto posto. Stiamo andando con dei giocatori abbastanza... questo sì, chi è che lo conosce? Wayne Rooney! Che ha un patrimonio netto di 112 milioni di dollari. È ovviamente il capitano della nazionale inglese del Manchester United e ha trascorso due stagioni nel Marseille. Certo. Di marchi famosi, tra i quali... Vale, la Chevrolet, va all'auto. Ma questi, ti ricordo che ho giocato anche nei famosissimi giochi di FIFA, no? Sì. Parliamo del FIFA 10, tu eri piccolino, ancora eri nato, tra parentesi, ma parlando di FIFA 15, a quelli già cominciavi un po' a giocare, a divertirti. Più o meno, sì. Più o meno. Adesso abbiamo... Zlatan Ibrahimovic, al quarto posto, patrimonio come... Che tra l'altro è considerato anche da alcuni meme su internet. Sapete che cosa sono i meme? Andate ad informare. Lo spiego, dai. Perché non sono delle specie di tormentoni che girano poi per tutto il web e si diffondono molto velocemente. È considerato il dio del calcio. Non scherzo quando dico questa cosa. Sì, bravo, amici, sì. Ha un patrimonio di 114 milioni di dollari. È il capitano della nazionale svedese e gioca per il club francese Paris Saint-Germain. Adesso andiamo nel podio. Al terzo posto, quindi medaglia di bronzo. Con un giocatore molto famoso. Neymar, con un patrimonio netto di 148 milioni di dollari. È il capitano del Brasile. Gioca per il Barcellona. Football Club Barcellona. E secondo Forza, nel 2014, ha guadagnato 33,6 milioni di dollari in un solo anno. Non lo faremo nemmeno tutta la vita. Secondo me uno di questi giocatori del podio potrebbe sfamare un'intera nazione. Infatti lo dico sempre, il calcio, diciamo, è uno sport molto costoso, molto bello, ma comunque. Medaglia d'argento. Qui troviamo se la regia Elio dall'altra parte ci manda, infatti ce l'ha già inviati i dati. Al secondo posto. Loro stanno scommettendo. Chi sarà? Lionel Messi. Messi è stato un testimone di tanti giochi, di tante avventure, soprattutto gioca in anche lui in una delle squadre più famose al mondo. E non lo diremo, hai già detto tu prima, ha un patrimonio netto di 218 milioni di dollari. Questo giocatore argentino, perché è argentino, è una vera leggenda del calcio. Certo, gioca nel Football Club Barcellona ed è stato il primo calciatore nella storia a vincere 4 palloni d'oro FIFA. Football Americano. E adesso Al primo posto, se non è Lionel Messi, è Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ma ha un patrimonio netto di? Ha un patrimonio netto di 230 milioni di dollari. È il capitano, ovviamente, del Portogallo. Ha giocato nel Real Madrid e quando nel 2009 si è trasferito nel Manchester United... L'Italia ha dato 94 milioni di euro. Pensa un po', se l'Italia non vinceva con l'Albania, quindi per non poter, ora parliamo di tempi di giorni oggi, quindi ora, se rischiava di incontrare una testa di serie, quindi avremmo potuto incontrare il Portogallo, quindi avremmo potuto incontrare Ronaldo, e quindi era pericoloso. Io parlo quando giocammo con l'Albania, che abbiamo vinto per un gol di scarto, per 1-0, come voi tutte sapete, è stata una partita molto, molto sofferta. Secondo il giudizio l'Italia non è che la vedo molto forte, insomma, ecco. Mediamente a questo punto Ventura, questo è un mio giudizio, sicuramente mi sbaglierò, e me lo auguro. Nel Torino forse giocava molto, aveva un gioco diverso. L'Italia secondo me per lui è ancora un problema, anche se la storia è ben fatta. Allora, dato che stavamo parlando, voi dovete sapere che uno delle persone più importanti dell'Italcaccia era appunto Rolando, e lui stava per cambiare
Allora, invece adesso... noi parliamo ora dei calciatori più belli. Secondo nostra secondo mia madre. Secondo la nostra regia, che diciamo, ha fatto dei controlli, insomma, cioè, beh, questo lo diremo. Al decimo posto io lo dirò, e sicuramente tutti voi, femminucce, direte di quella di chi è il decimo posto? Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro, ve lo ricordate? Certo, è l'indicatore più belli di sempre. Poi al nono posto abbiamo un altro giocatore molto importante, anche lui inglese, ha giocato anche lui nella Premier League. Chi è? David Beckham. Sua moglie, mi pare che ex moglie della Space Girl. E dall'altro... mi hanno scritto pure malissimo qua. Ma che vuoi dalla regia? Che non ho capito. David Beckham. Ah, beh, questo di computer, eccetera, eccetera. Ok, all'ottavo posto invece. Tutto abbiamo... non conosco, sinceramente. Io sinceramente nemmeno lo conosco. E lo vediamo un pochettino. Questo è secondo Ljungberg. È un sito sportivo della Globe Sport, quindi ha pubblicato queste cose. Quindi diciamo, ma comunque nella classifica ci sono anche quattro italiani, e adesso andremo a vederlo, tra quali uno l'abbiamo già visto, che è Fabio Cannavaro. Al settimo posto abbiamo appunto il nostro grandissimo italiano, Francesco Totti, che ora è un era un senatore, ora è diventato un dirigente. E dall'altro, della Roma. Ricordiamo, si stava spegnendo tutto. No. Allora, ti ricordiamo che mia madre ti fa Roma. Lei è un'intrusa, noi siamo Juventini. Quindi ovviamente non poteva mancare Francesco Totti, dato che questa classifica l'ha fatta la regia. Quindi ha messo. Ma voi dovete capire che nella nostra casa c'è praticamente una votina vera, perché io e lui siamo Juventini. Mia madre ti fa Roma, ed è dato che non segue molto il calcio e gli piace il colore rosso, ti fa Milan. E dentro c'è una guerra. C'è una guerra continua fra juventini, romanisti e anche milanisti. Anche se non proprio. Beh, te lo ricordi questo giocatore? Forse è un po' piccolino. No, Luis Figo. Beh, certo, è un grande giocatore, e quindi lui è al sesto posto. Ora andiamo al quinto posto. Grandissimo senatore della squadra italiana, giocava nel Milan lui. Anche se io non condivido questa scelta di metterlo in questo posto. Beh, al quinto posto, ma noi siamo maschietti, lo sono femminucci, lasciamo le parole a loro, non sono costa niente. Paolo Maldini, giocava nel Milan, grande difensore dell'Italia, numero 3, e anche grande capitano della squadra nazionale. Sarebbe stato un pochettino, non so che di ironico, mettere al terzo posto. Un terzo posto, allora, però adesso andiamo a un quarto posto. A me, grazie a Dio, non amo i maschietti, però bisogna dire quando un uomo è anche bello. Beh, al quarto posto abbiamo Michael Owen. Io questo lo sai, io all'epoca giocavo sempre in FIFA, ancora tuttora gioco, e tu sai, piace molto il calcio, io lo mettevo sempre in attacco, questo lo mettevo, io lo facevo il Catanzaro, mi facevo quello del Catanzaro, me la creavo e mettevo lui come in attacco, come portiere mettevo, te lo ricordi? Ora mi sfugge quello che giocava a Bartels, giocava nella squadra. E tra l'altro Michael Owen ha il nome di molte persone che conosco, tra l'altro, cioè tipo uno di A Tutti Reality l'isola, mi sembra. Sì, tra l'altro. Ora andiamo nella classifica che è sotto, nei primi posti, che è il primo posto, secondo posto e terzo posto. Al terzo posto abbiamo un nostro non italiano, ma io l'ho sentito dire, ma sinceramente non lo riconosco, e mi vergogno a dirlo, forse non riconosco nemmeno il ruolo in cui giocava, è Fernando Redondo. Redondo, io sinceramente non conosco questo giocatore, dalla maglia che bianca striscia nera probabilmente potrebbe giocare in Spagna, nel Real Madrid, o forse nella Premier League, in Portogallo, ma io sinceramente questo... non lo ricordo. Tra l'altro la regia mia non riesce a capire perché si sono andati a trovare i giocatori più sperduti. secondo un sondaggio, secondo un qualcosa, loro solo si ispirano a quello che loro vedono. Lo so, però io dico quelli più sperduti. I più sperduti. A secondo posto. Almeno uno che conosciamo. Ne conosciamo. Il grandissimo Antonio Cabrini, grande giocatore della Juventus. Antonio Cabrini, numero 4, importante il numero 4, e anche nella nazionale. E poi al primo posto abbiamo uno che proprio non conosco, mai visto in vita mia, che tra l'altro ha un cognome della famiglia di mamma. Il Deraldo Luis
Bellini. Chi è esso? La Sbellini, io lo conosco. E adesso questa classifica mi sarei aspettato. Ronaldo. Vabbè, Ronaldo, ma è uno che piace. Meglio di Ildeoraldo Luis Bellini. Vabbè, non è un brutto uomo. Un pochettino un mostro, però... Adesso cominciamo a fare qualche carabiniere, vorrei dire. Qualche carabiniere, scusa. Qualche passetto sui carabinieri. Andiamo così. Ma scusa, adesso, una cosa. No, non ci fanno sempre questi stereotipi. I carabinieri sono stupidi. Non è vero. No. Non è vero nulla. Quindi tu, come stai facendo, difendi i diritti altrui? No, sono un gran bravo. Insomma, questa la voglio raccontare. E la prima avevo visto uno, c'è un carabiniere, no? Che si arrampica su un albero. Adesso mi spieghi, una persona normale, sana di mente, che va, si arrampica su un albero senza motivo. Quante volte tu no? Perché? Perché ora ci sono altri... Perché normale, ci sono altri tipi di giochi, ormai si parla di PlayStation, tutti questi giochi qua. Una volta si giocava alla famosissima sigla e non si facevano dei giochi tipo le monetine, si giocava detto allo strombolo detto nel nostro genere, insomma è un, era una trottolina che girava e di cui si giocava anche salendo sugli alberi, si tagliavano le cose come si chiama, le lucette, no, ma questi tipi di giochi, no, si facevano una volta, ora magari sono altri tipi di giochi. Io veramente alcune volte vorrei prendere questo pallone e sbattere. Ah beh, questo sì, ma perché? C'erano questi tipi di giochi? Perché così, sponsorizzaci il catanzolo. Adesso lo parleremo. Allora, parliamo di quello. Sull'albero. Allora, passo il maresciallo, vediamo se me la ricordo bene, perché è così, sì. Allora, il maresciallo, e gli ha detto, ma che cosa stai facendo su quest'albero? Perché è passato prima il capitano, e mi ha detto, e gli ho domandato che tipo di albero è questo, e lui mi ha detto, salici. E lui è salito. Buono, l'ho sciupata. Ora andiamo a salutare chi? Ovviamente tutta la squadra. Guarda, questo qua, metti dove c'è l'adesivo. Ah. Eccolo qua! Vai. Il Catanzaro Lido Calcio, eccolo qui, fammelo vedere qua, ecco qua, lo facciamo vedere, il Catanzaro Lido Calcio, dove tu militi, ormai tu militi negli esordienti. Beh, ormai... non sono l'ultimo dei pulcini, ma perché non sto giocando più negli esordienti che nei pulcini. Perché hai un'età di 10 anni, quindi puoi giocare sia negli esordienti che nei pulcini, quindi fai doppio ruolo, quindi doppi campionati, eccetera, eccetera. Vogliamo salutare, perché guardi, no, lascia stare la regia, non pensare alla regia. Dobbiamo praticamente, guarda me, non pensare alla regia, questi stavano sempre scherzi. Allora, salutiamo tutto lo staff di TV Ponte Grande e soprattutto salutiamo i mister, Maurizio, Gino Gagliotti, Alessandro Gagliotti, il mister Gaetano, aiutami. O salutiamo il nuovo mister Fossella, preparatore dei portieri Fossella. Deficiente. Questo è Stefano. Ma che cosa? Che storia? Sto parlando di cose serie! Anche Fabrizio Malacaria. Ma che scemo, sei deficiente! Vattene via! Non ti vogliamo! Queste cose scemo. Questa qua va abbattuta il giorno degli abbattimenti. E poi salutiamo chi? Salutiamo insomma, tutti, tutto lo stato della Catanzaro. Lo staff di Radio Catanzaro Lido Calcio. Vedi che va tutto e rompi tutto. Magari. Lo staff di Catanzaro Lido Calcio 2004. Ci interrompesse. Ah, Dio mio. Si vede benissimo il ferro con cui dice il telefono. Come quei film si chiamava del ferro. Che cosa fai, deficiente? Come quei film di una volta. Ti ricordi che c'erano i figli che si guardavano Dracula? Ma quelli del 1800. Vogliamo raccontare qualche indovinello? Che così poi... Ah, facciamo l'indovinello della giornata? Indovinello della giornata. Non abbastanza... Allora, no, questo no, qua. No, questo è divertente, qualcosa che bisogna ragionare. Per te è difficile, ma comunque. Grazie. Questo va bene? No, non credo. Vabbè. Poi vediamo quello là, un pastore. Dov'è? Anche se è abbastanza lungo, però. No, questo lo conosco, Lo conosco, ma è un po' difficile, ma lo conosco quello di portare. Sì, è difficile. Allora, aspetta, ma te voglio leggerlo. Allora. Guarda, vediamo questo, guarda. Io vorrei aprire questo che la regia ci ha mandato. No, vediamo la risposta. Guarda. No. Questo non lo possiamo fare. Allora, un pastore vuole portare una pecora.
un lupo e un gesto di insalata. Però bisogna dobbiamo raccontarla calma, tranquilla, perché allora, guarda, io direi di postarla questa qua. Vediamo se riusciamo noi da qua a postarla in sì. Ecco qua, si può spostare. Allora io lo sto postando, Quindi praticamente abbiamo inviato in regia questo indovinello. Basta che voi lo leggete e ci date la risposta. Ah, quello che non si legge. Allora, un pastore vuole portare una pecora, un lupo e un cesto di insalata dall'altra parte del fiume. Con una barca. Quindi abbiamo un fiume, c'è un pastore che c'ha un lupo, una pecora e un cesto di insalata. Deve portarla da una riva all'altra riva. Ok. Evitando che il lupo uccida la pecora e che la pecora non si mangi il cesto di insalata. Quindi vuol dire che se lui porta la pecora, porta praticamente il lupo e porta l'insalata, lascia il lupo con la pecora, si mangia il lupo la pecora, porta la pecora, insomma, non bisogna, perché la pecora sia mangia l'insalata che il lupo mangia la pecora, quindi vai. A disposizione il pastore solo una piccola barca che può portare solo uno di loro alla volta. E deve fare attenzione a non lasciare solo sulla riva lupo con pecora e pecora con insalata. Perché si possono mangiare tra di loro. Ma può fare quanti viaggi vuole. Certo. Come farà? Allora, la risposta noi ce l'abbiamo. Fa tutta la pecora. Allora, voi. Pensateci, ragazzi, poi nella nostra descrizione potete lasciarlo. Poi prossimamente metteremo anche degli omaggi. Allora, ripetiamo. Un pastore c'ha un lupo, una pecora e un cesto di insalata. Deve portarlo da una riva all'altra parte del fiume. Può fare una barca, può fare tantissimi viaggi. Ma deve stare attento, deve portare solo una. E deve fare attenzione che il lupo non mangi la pecora e che la pecora non mangi l'insalata. Perché se porta di lì la pecora, poi porta l'insalata, la pecora si mangia l'insalata. Se porta di là l'insalata. Io questa già la sapevo, Ma è facile comunque. Non è difficile se ci pensate, perché se porta di la pecora. No, poi non ritorna, è di tanto all'inizio. Ma guarda, io mi hai detto tutto l'indovinello. No. Allora, abbiamo detto questo. Cosa diciamo? Salutiamo tutti. È stata bella questa diretta, ci siamo un pochettino divertiti. Io tanto, tu sei un po' ignorante, vabbè, ma dopo. Tu, al massimo tu sei ignorante. Ah, io sono ignorante. Cominciamo, sì. Come vai a scuola? Bene. No, ma devo dire a piedi, devo dire con la moto, col pullman. Dimmi tu come vado io e ti porto al calcio. Come vai a calcio? Deficiente con te, vado al calcio, con chi vado? Buono, così. Allora, oltre a salutare tutti, perché sono attento. Lo sai che quella non ci vede più. Noi ci vediamo là dentro, no? E poi dall'altra parte c'è uno che ci vede e poi ci sputa perché dice le scrittine che stanno facendo. Vabbè, allora, auguriamo a tutti buon fine sabato. Auguriamo a tutti, anzi, non solo un buon fine sabato, ma auguriamo a tutti un buon weekend. Buon weekend, buona domenica. Tra l'altro, mio padre ieri mattina gli è scivolato la mano. Ma come ieri mattina? Questo qua mi dica. Ha voluto regalare 100 euro. Perché ti sei preso un gioco? Vai, dillo. 159 per essere preso. 159. Di che gioco? South Park Scontri Diretti, che è un gioco di parole, che non faremo. Che è di una piattaforma di gioco. Su PS4. Che ne farà recensione. Perché martedì, in anteprima. Volete sapere che lui li prende tutti in anteprima? No, martedì no, perché prima non l'avevo fatto. Allora, devi fine settimana prossima. Ma tra l'altro, questo gioco è la mia prima Collector's Edition. Non lo dovete sapere, perché Collector's Edition... A prescindere, io dico, a me non interessa. Certo che sei proprio... Un deficiente? Sì, signore. Ma chi l'ha detto deficiente? Ah, avevo capito bene. Allora, deficiente. Questa è la mia prima Collector's Edition. Mm-hmm. Cioè l'edizione che costa di più è tutto di me. E me ne dovevo me ne sono accorto. L'ho comprata. Quindi... Allora, voi dovete sapere che per avere tutti i giochi che abbiamo noi, facciamo dei sacrifici. Facciamo dei sacrifici. Fa dei sacrifici. Lui per guadagnarli e io per spenderli. Possiamo chiudere qua la diretta. Questa mi dà da presa in giro. Comunque, vabbè. Possiamo finire qua la diretta. E allora, forza Catanzaro Lido Calcio, vi aspettiamo tutti i pomeriggi. Al dopo lavoro ferroviario di Catanzaro Lido o al campo di calcio di Siano, vi aspettiamo perché non ci gioca. Se volete iscrivervi, iscrivetevi, mi raccomando. Cioè, se non vuole iscrivervi, iscrivetevi. Ho capito, non si iscrive. No, ho detto, quindi salutiamo chi sei Giussi dalla Fiera Sposi. Perché è una bella donna, è intelligente, ha un compagno molto artista nella parte fotografica. Che al centro commerciale Le Fontane, ingresso gratuito, che finisce oggi domani finisce, quindi come diceva, affrettatevi.
vabbè, aspettiamo quest'altra deficiente che fa quest'altra cosa, così poi chiudiamo, come se paghi. Dobbiamo allungare un pochettino di più. Andiamo così, va. Ecco, guardate questo qua, che cos'è? Questo è per l'anteprima, il 31 ottobre, festa di Halloween. Halloween. E aspettiamo, io e Stefania. Ho già il costume pronto. Abbiamo il costume pronto. L'anteprima, che lo sente Stefania. Mi dico che cosa farà Stefania. E mia sorella è in diretta! Festa delle streghe, mi ha fatto sentire. Allora, aspettiamo, 31 ottobre! Vi aspettiamo il 31 ottobre, di Stefania e lui, un qualcosa di veramente spettacolare. Allora, salutiamo tutti! Ok, ciao a tutti! Vi ringrazio tutti quelli che ci avete seguiti, un bacione da Orlando Guerra. E Orlando Guerra. Vabbè, gliela concedo. Ciao a tutti, alla prossima ragazzi! Ciao! Un bacione!